Maltese, sinistro di Maltese, pallone che termina sul fondo. Arma deve aspettare perché era finito in fuorigioco. Il taglio per Siega, che era in posizione regolare. Siega, gli si è fermato il pallone sotto la suola. Attenzione a Falzerano che passa a Perilli, recupera bene il pallone Maltese e poi pallone per Siega che converge, palla sul destro, il tiro traversa, Arma di testa appoggia il portiere. Inqualificabile il colpo di testa di Arma. Fuorigioco di Siega, fuorigioco di Siega, l'uscita del portiere, ma era fuorigioco, eh. Mianelli mette in mezzo e Arma spedisce sul fondo per Maltese. Maltese va in azione solitaria, Maltese invita l'azione di Bartolomei. Bartolomei, il tiro di Bartolomei, pallone che sorvola la traversa. Bravo, bel lavoro, momento di testa, debole. Siega, buon lavoro di Siega, grande palla per Mignanelli, il tiro gol, grandissimo assist di Siega e Mignanelli, 46esimo minuto, mette dentro. Eccolo qua, grandissimo passaggio di Siega e Mignanelli che fa secco Rossi, 1-0 in favore della Reggiana. E manda tutti negli spogliatoi. Primo tempo dunque che termina con il vantaggio della Reggiana per 1-0. Il gol di Mignanelli via al secondo tempo. Sul fondo. Attenzione al contropiede della Reggiana, ci prova Siega, il pallone per Arma, non è in fuorigioco, Arma prova il tiro in corsa. Angolo in favore della Reggiana quando siamo quasi all'undicesimo minuto, il colpo di testa. Mogos, fermato, arriva Bruccini, ci prova, il destro, la parata di Rossi, pallone neanche Mignanelli, no, Mignanelli ci arriva, grande numero di Mignanelli, pubblico invisibilio, Arma e riesce a parare, Rossi, meglio, così tanto per mettere, rigore dice l'arbitro, rigore, no, arbitro, secondo me Bartolomeo aveva già il piede più avanti, allora andiamo a vedere, mette giù il piede quasi in anticipo, si lascia cadere Cenetti, no, non ci è piaciuto questo calcio di rigore, vabbè, lo stesso. Momentè contro Perilli, Perilli e Momentè, tiro, gol, 1-1. Beppe Alessi al posto di Siega, Beppe Alessi in campo alla mezz'ora. Entra con il numero 20, Beppe! Grazie Beppe, grande bandiera granata. Bene, alla tribuna l'ha visto tutta, di la verità. Palla in profondità per Arma, eccolo qua il rigore di Beppe Alessi, l'ho chiamato e arriva il rigore per Beppe Alessi. Indugia, parte la finta, tiro gol, è giusto così, esiste il dio del calcio e la favola si compie, doveva finire così, doveva finire così. Beppe Alessi è lì, bacia tutti. Riccardo Ceccarelli è lui a giocarsi l'ultimo spezzone di partita.
cambio per Alessi, e beh, giusto, standing ovation, è giusto così, giusto, per dedicargli la grande standing ovation. Bravo Colombo, hai fatto bene. Giustissimo, ha giocato questi 10 minuti, ha fatto il gol, applausi a entrare, applausi a uscire, giusto così, ha fatto bene. La standing ovation doveva essere solo per lui ed è stata solo per lui. Sul fondo, sul fondo, il gol, il 2-2. È proprio Cenetti che va a segnare il gol del 2-2 al 46esimo minuto. Fuori Maltese, uno dei migliori. Anche per lui l'applauso, veramente, se lo merita. Se lo merita. Se lo merita. Intervento di Momente e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.